Buongiorno, analizzeremo insieme le caratteristiche del robot Kawasaki CP180L. Il CP180L fa parte della famiglia di robot per il settore della palletizzazione. La gamma CP dispone di uno sbraccio di 3255 mm e di una portata che passa dai 180 ai 700 kg. I punti di forza di questo robot sono il ridotto tempo ciclo e l'ampia area di lavoro che, unita alla portata in chili, lo rendono leader nel proprio settore. Una peculiarità di questo robot è la presenza di due motori alla base, dedicati alla movimentazione dell'asse 1. Questa scelta di Kawasaki permette accelerazioni maggiori nei movimenti, che, di conseguenza, permettono di ridurre il tempo ciclo. Una seconda peculiarità è la presenza, in prossimità della flangia, di due mandate di aria e di una cassetta contenente i connettori per il collegamento di segnali di ingresso e di uscita, ma soprattutto la predisposizione per il collegamento di un asse esterno per poter motorizzare la pinza di presa senza dover utilizzare cavi esterni aggiuntivi. Il CP180L rende l'automazione per il fine linea flessibile per una vasta gamma di applicazioni industriali, come in questo esempio la palletizzazione di scatole di cartone di varie misure, ma è perfetto anche per la palletizzazione di pannelli in legno o in vetro, o ancora per la palletizzazione di sacchi di cemento o di grano. Il controllore del robot è compatto ed è dotato del KERS per il risparmio energetico, garantendo la massima efficienza della linea di produzione. Il linguaggio di programmazione, facile da utilizzare, assieme all'ambiente di sviluppo fornito da Kawasaki Robotics, rendono la programmazione del robot più comoda, rapida e flessibile. Il robot CP180L è la soluzione perfetta per tutte le attività di pallettizzazione richieste nel mercato.